La Confraternita della Misericordia di Perugia Olmo, associazione di volontari di matrice cattolica, ha organizzato all'Art Hotel di Perugia un incontro programmatico con tutti i candidati a sindaco nelle prossime elezioni amministrative. Un invito ai 10 candidati per conoscere e capire i programmi, i progetti e le azioni di intervento nel sociale nel caso in cui fossero eletti sindaco e primo consigliere del Comune di Perugia. La Misericordia di Perugia Olmo, ha ricordato il vicepresidente della Confraternita Armando Ricotta, si è distinta in questi ultimi anni per il numero di interventi effettuati sul territorio. Le divise celesti-giallo hanno superato i 2.000 interventi negli ultimi anni per il soccorso di anziani a persone invalide o impossibilitate a muoversi, per i trasporti in ospedale o per il supporto per i malati, e vuole così far conoscere quelle che sono le promesse, o per meglio dire gli atti concreti dei candidati. Sono intervenuti Carlo Giulietti per Casa Pound, l'assessore Edi Cicchi in rappresentanza del sindaco Robizzi, Paolo Bastianelli per la lista Perugia con il cuore, Carmine Camiscia sindaco, Fiammetta Marchionni per le liste civiche di Giuliano Giubilei, Silvia Ricci per Perugia in Comune, Katia Bellillo, sindaca, e Michele Pietrelli per il Movimento 5 Stelle. Ognuno ha presentato il proprio programma per il sociale e per costruire una nuova rete di protezione per coloro che hanno problemi di salute e soprattutto di invalidità grave o difficile. Qualcuno lo ha fatto con lo spirito critico per l'attualità, qualcuno rimarcando quanto già fatto con l'impegno quotidiano, in un dibattito pacato e partecipato che è seguito all'esposizione dei candidati con le domande e gli interventi anche da parte del pubblico presente. Un incontro per capire, rivolto soprattutto ai candidati sindaco, ma anche a tutti coloro che fanno parte della lista, e la presenza non solo della Misericordia, degli operatori, ma anche dei familiari di coloro che vivono a stretto contatto con l'associazione, è stato il modo per comprendere e per capire quello che il futuro sindaco vorrà fare per il mondo del sociale. Un mondo particolare, un mondo che ha molte mancanze, un mondo che aspetta tanto dalla città e soprattutto dal suo sindaco. Per poter essere di intervento e per poter continuare a lavorare in questa città, con la capacità di distinguersi, con la capacità comunque di voler realizzare qualcosa di concreto. Perché è questo lo spirito cattolico della Confraternita delle Misericordie, in particolare quella di Perugia Olmo, che, come abbiamo detto all'inizio, ha fatto tanto in questi anni come intervento, distinguendosi per l'impegno, per la capacità e soprattutto per quello spirito di aiutare e di dirsi disponibili che lo contraddistingue. Abbiamo organizzato questa serata noi come Misericordia di Perugia Olmo, in quanto associazione di volontariato di matrice cattolica, per permettere ai nostri soci, ai loro familiari, di conoscere i programmi nel sociale che i candidati a sindaco di Perugia intendono perseguire qualora venissero eletti. Il sociale è un argomento che assume sempre una maggiore rilevanza nelle nostre vite, stante vari fattori, l'invecchiamento della popolazione, diciamo la scoperta di nuove disabilità che una volta neanche venivano diagnosticate, e poi per un motivo che, se mi consente, vorrei qui ripetere. Molto spesso quando si parla di sociale è come parlare del cosiddetto morto in casa, no? Quando hai un decesso ricorri alle pompe funebri, 3 giorni riesci pagando a risolvere la questione. Quando hai un caso sociale, ad esempio un genitore, un parente che da, diciamo, autonomo non è più autonomo, o un figlio disabile, quant'altro, non puoi risolverlo in 3 giorni, lo devi subire o gestire per tutta una vita, per 20, 30, 40 anni, 50 anni. Quindi è doveroso, è categoricamente doveroso parlare di sociale e informarsi di sociale.